Il nuovo lavoro di Luca Aquino, Overdoors, è un tributo alla band di Jim Morrison e compagni, una rilettura libera tra jazz e rock, tanto rock, di alcuni pezzi dello storico gruppo americano. L'idea di dedicare un album a Jim Morrison e compagni è nata proprio a Parigi, perché sono stato 6 mesi lì con il mio album precedente acustico, e lì ho pensato, proprio perché insomma, una città che ha lottato comunque purtroppo fino alla fine, fino alla conclusione della sua vita, Jim Morrison, proprio lì ho pensato, perché non un tributo a Doors, visto che li amo così tanto. Il primo amore del trombettista beneventano è stato il rock, non ha problemi ad ammetterlo. Solo in un secondo tempo Aquino ha scoperto Miles Davis e Chet Baker, mantenendo tuttavia un approccio trasversale alla musica. Questo non è proprio un album jazz, perché comunque è molto scritto, c'è un approccio molto rock, anche non solo nella registrazione ma anche nei pensieri, quindi ci sono state tantissime prove, abbiamo lavorato molto sul suono e quant'altro, quindi secondo me forse potrà raggiungere più un pubblico rock. Aquino ha tentato di mettere in luce un lato più leggero dei Doors, forse meno conosciuto. Secondo me erano comunque dei ragazzini che erano dei ventenni nei fine anni 60. È vero che insomma, Jim Morrison era eroinomane, però non penso loro pensassero solo a serpenti, sciamani ed eroina. Secondo me si divertivano anche molto. Overdoors, che vede ospite Petra Magoni, molto rock in Queen of the Highway, e la giovane Carolina Bubico in Indian Summer, è il terzo album uscito per la Took Music di Paolo Fresu, amico e maestro di Aquino. La copertina è opera dell'illustratore Francesco Bongiorni. Io vedo il gorilla come si sta quasi pensando cosa fare. A mio avviso comunque non entra in quella gabbia, si gira e... perché oggi è complesso, insomma, definire istinto e razionalità. È un punto interrogativo questa copertina.